È un progetto nato anni fa, poi vabbè, poi parte tutte le pause dovute ai motivi che sappiamo, ma che poteva essere portato avanti, cioè anzi realizzato un paio d'anni fa, e poi per una storia o l'altra siamo qui ora. La storia di questi tre smandrappati rapinatori che fanno questo colpo, il colpo riesce ma rimangono isolati e uno di questi finisce su un pulmino di persone affette da disturbi psichici e nasce qui una relazione con queste persone, un'avventura da prima abbastanza conflittuale, poi invece c'è un'evoluzione insomma, in qualche modo. E comunque la storia di questi inseguimenti gli uni con gli altri che vogliono ritrovarsi ma hanno una serie di difficoltà a farlo. E è un progetto che è nato da un'idea di parecchi anni fa, ho scritto la sceneggiatura su un soggetto appunto che avevo in mente e poi ho messo insieme una squadra di amici, di persone fidate, di bravi professionisti per fare queste cose tutte ambientate in Oltrepò, che penso sia veramente una cosa abbastanza, anzi epocale, perché che mi risulti un film in Oltrepò completo non è mai stato girato, poi avremo 2 giorni in Liguria soltanto perché il finale del film è al mare. Quindi niente, sul nostro territorio, perché io sono vogherese, quindi tocchiamo 14 comuni con le location. Fino ad arrivare qui nella zona Codevilla, Retorbido, che sono 2 nuclei centrali, anzi abbiamo anche la nostra posizione, il nostro villaggio diciamo in Codevilla, e poi i comuni attorno. Appunto tutti quelli più o meno nella zona, e fino ad arrivare a Casaleggiare, fino a qua, dal Po in su, tutto il settore appunto della Valle Staffora e del Vogherese detto in generale. La situazione è nell'anno prossimo, perché poi andremo in inverno al montaggio e poi usciremo sicuramente nel 2023, non prima.